usare già questo giallo, un bel giallo corposo, no? Anche senza passarci l'acqua. Poi chiaramente passandoci l'acqua il colore si scioglie e quindi diventa ancora più intenso, guarda. E poi posso che so trascinarlo un po' sul rosso, quindi farlo diventare arancione laddove il rosso è chiaro. Qui ci metto un po' d'azzurro. Un po' di giallo, così faccio diventare verdi questi occhi. Poi col mio pennello questi sono giochi che ci permettono di studiare un po' di tecniche anche, cioè andare a cercare delle forme più complesse dentro segni casuali, che ci permette di studiare le tecniche senza dover fare per forza un disegno figurativo. Non è obbligatorio, cioè non necessariamente. Durante i nostri studi, noi per esempio possiamo studiare il colore solo per fare delle cose che rappresentino qualcos'altro, no, possiamo approfittare di questo tipo di segni molto casuali, attraverso queste forme casuali che però hanno un vantaggio, che cioè che quando si fanno questo tipo di studi, di segni, eccetera, in genere sono segni abbastanza interessanti perché non sono stentati, ma sono fatti con il braccio disteso, quindi sono curve, possono essere anche forme un po' come si dice, non so, non trovo il termine, non a spigoli, spigolose, no? Quindi uscire fuori da tratti un po' meno morbidi. Comunque sia, poi dentro ci puoi trovare, che so, un animale oppure un viso, eccetera, e poi giocarci sopra, cioè giocarci con quello che è poi quello che a te fa venire in mente. Quindi, che so, in questo caso io ho visto questo viso, magari un altro ci vede un coniglio, oppure ci vede degli occhiali, oppure ci vede una papera, che ne so, e utilizzi però questi segni, li puoi utilizzare per studiare qualche tecnica, che so, matite acquerellabili in questo caso, no? Io sto usando, altrimenti potrei fare diversi tratteggi su ognuno di questi spazi e utilizzare questo lavoro qui di curva, per esempio, per studiare il chiaroscuro, per studiare varie tonalità di tratteggio, vari tipi di tratteggio, tratteggio visibile o tratteggio invisibile, no? Però magari divertendosi un po' di più che magari facendo i quadratini uno vicino all'altro, capito? Oppure, che so, prendi in accostamento con questo tipo di lavoro fatto con le matite acquerellabili, si possono utilizzare pennarelli un po' più spessi. E quindi, che so, tirare fuori, fare questa zona qui nera, no? E accostare varie tecniche. E il risultato è sempre un risultato casuale, diciamo, che è legato più allo sfogo, al gioco, al divertimento di quanto sia quello che facciamo quando ci mettiamo davanti una foto e ci mettiamo a fare una cosa precisa. Anche questa può diventare una cosa precisa, cioè possiamo andare proprio lì a fare pignoli, a fare i quadratini. Allora, mettiamo qui cosa posso fare ancora. Posso continuare a lavorare col blu. Questo è un. Non so neanche che colore è, dai. Provo con questo. Un viola. Non è male.
ed è un viola con un colore molto 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 denso, si vede perché riempie molto, vedi, adesso quando lo bagno questa matita ha un bel, una bella resa di colore, però fa un po' schifo come pigmento. Ci fermiamo qui. Domani una nuova lezione da 5 minuti. Un attimo, lo sai che dal giovedì alla domenica, dalle 9:30 di sera, mi trovi su Twitch mentre dipingo e disegno e chiacchiero con chi mi viene a trovare? Trovi il link qua sotto. Vieni anche tu!